Ciao a tutti ragazzi, sono Karma, benvenuti in questo nuovo video a tema biberiano. Se vi ricordate, l'ultimo era quello in cui parlavo di come vestirsi come Justin Bieber, e a riguardo di quel video ho una breve precisazione da fare. In molti, riguardo a quel video, mi hanno scritto: guarda che Justin Bieber nel video di I'll Show You indossa le Adidas Yeezy o Yeezy. E tu non puoi consigliarci delle Converse. Ecco, per sanare questa controversa questione delle Adidas Yeezy, che all'epoca del video non conoscevo, ho messo in descrizione di quel video un link di Amazon dove troverete delle ottime imitazioni delle Adidas Yeezy a un prezzo veramente molto basso, circa 30 euro. Sono disponibili in vari colori, sono delle imitazioni molto fedeli e a leggere anche dalle recensioni sembra che siano confortevoli e di buona fattura nonostante il prezzo basso. Quindi se volete essere ancora più biberiani, date un'occhiata a quel link che vi lascerò comunque in descrizione di questo video. Passiamo ora al tema di oggi, come tatuarsi come Justin Bieber in persona. Ora, io personalmente per farmi tutti i tatuaggi di Justin Bieber dovrei vendere la mia auto. E poi penso che voi non sarete venuti qua per sentirvi dire che dovete andare da un bravo tattoo artist e dirgli così e farvi tatuare come Justin Bieber. Penso che sarete venuti qui per scoprire dei metodi alternativi. Ed è proprio quello che vi mostrerò, dei metodi alternativi per tatuarvi come Justin Bieber. Primo metodo è quello di comprarvi questo maglione tatuato come Justin Bieber. Contiene quasi tutti i tatuaggi che Justin ha sul petto, sull'addome, sulle braccia e sulla schiena. Ma guardiamolo più da vicino. Come vedete è di colore bianco e i tatuaggi sono di colore nero. Sono presenti quasi tutti i tatuaggi. Vedete c'è la croce, il numero romano, la corona, la scritta in ebraico, anche questo qua che si è fatto di recente, la scritta Son of God, la scritta Purpose, Forgive, la silhouette di una colomba, di un volatile. E poi ci sono anche quelli sulle braccia, ci sono anche qui quasi tutti, la scritta Love, la palla da biliardo, il giullare, non so cosa sia questo, e anche dietro c'è questa inquietante figura di una ragazza. Il cuore qui che non è colorato, che non è rosso, ma è bianco e nero. Questa è una rosa, la stella, il diamante e dall'altro lato vedete ci sono anche qui quasi tutti i tatuaggi. L'occhio della madre, penso. La scritta Believe, la rosa, la croce, l'angelo di Selena Gomez, la carpa Koi, questo si chiama Ki, l'ho fatto anche in statistica. Poi la tigre qui, l'aquila e dietro qui non c'è nulla, però se lo girate ci sono altri due tatuaggi, ossia la citazione del Salmo della Bibbia. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. E la figura dell'indiano. Manca il tatuaggio che ha sul collo, ossia la figura delle due ali, che non poteva essere messo in questo maglione per questioni di spazio. Ma poi vi farò vedere che la stessa compagnia che ha prodotto questo maglione vende anche una felpa dove il tatuaggio delle ali è messo sul cappuccio. L'ho pagato 26 dollari, 26 euro, più 17 di spedizione per la spedizione internazionale e un'ulteriore tassa doganale di 11 euro quando il maglione è stato consegnato a Poste Italiane, che è il Corriere Nazionale. L'ho ordinata il 23 gennaio ed è arrivata il 20 febbraio, quindi circa un mese. Per quanto riguarda invece la vestibilità, è un maglione che veste abbastanza largo. Io sono alto 1,78 m, ho una circonferenza del petto di 92 cm circa e ho preso una taglia S, che è la taglia più piccola. E devo dire che per quanto riguarda il busto, veste molto bene, è abbastanza stretto come lo volevo io, però per quanto riguarda le braccia è abbastanza largo, nonostante sia una S. E inoltre le taglie sono unisex, non c'è distinzione fra maschio e femmina. Quindi se siete maschi, penso che per la maggior parte vada bene la taglia S, per i più spessi magari la taglia M, però penso che la taglia L e la XL siano davvero esagerati, siano proprio per persone magari grasse, ma non nel senso di muscolose, ma proprio diciamo sovrappeso. Invece, se siete ragazze e volete comprare questo maglione, come vi dicevo, non c'è distinzione fra taglie maschili e taglie femminili, e purtroppo non c'è una misura più piccola della S. La S è la più piccola, quindi
Per le ragazze direi assolutamente la taglia S, e in ogni caso sappiate che vi vestirà un pochettino largo. A meno che non facciate più panca piana di me o non assumiate steroidi, penso che per tutte le ragazze la taglia sia la S. Il secondo modo per sfoggiare dei tatuaggi biberiani è quello di comprare queste tattoo sleeves, ossia delle maniche che dovete indossare sulle braccia. Sono fatte di 92% nylon e 8% spandex e includono tutti i tatuaggi che Justin Bieber ha sulle braccia. Mentre nel maglione ne mancavano alcuni, c'era la maggior parte, ma alcuni mancavano. E come vedete, ce n'è anche uno a colori, che dovrebbe essere quello del cuore, che nel maglione era in bianco e nero. Ora, io penso che se visti da lontano, sembrerà effettivamente che queste maniche siano le vostre braccia e che voi abbiate tutti i tatuaggi di Justin Bieber sulle braccia. E ovviamente l'effetto sarà tanto più realistico quanto più la vostra carnagione è simile al colore di queste maniche. Ad esempio, qui nel ragazzo, nel modello, si nota di più il contrasto perché le maniche sono di un colore più chiaro rispetto al colore della sua pelle, mentre per la ragazza, qui perché queste maniche sono unisex, si nota di meno il contrasto e si percepisce una maggiore continuità fra la pelle e le maniche. Terzo e ultimo modo, e anche quello più realistico, sebbene temporaneo, è quello di comprare degli stickers, ossia dei tatuaggi adesivi che durano, dice il sito, fino a una settimana e sono 100% non allergenici. In questo modo avrete anche la possibilità di avere il tatuaggio delle ali, quello che ha sul collo, e anche il tatuaggio del volto di Cristo che ha sul polpaccio. Se volete acquistarli magari per l'estate, il mio consiglio è quello di comprare il bundle con tutti quelli disponibili, piuttosto che comprare soltanto quello del petto, soltanto quello dell'indiano, del gufo e delle scritte, perché col bundle li avrete tutti ad un prezzo ridotto. Come vedete, questo è il risultato. Sono, come vedete, di buona qualità. Si possono comprare direttamente sul sito di questo venditore che si chiama Popstar Taz o Tez. Vi basta fare add to cart e seguire tutte le procedure per comprarli. Penso che in questo caso la spedizione internazionale abbia un costo, penso che costi, mi sembra 3 dollari o 4 dollari da quello che dice il sito, però se comprate delle merci per un totale di 35 dollari o superiore, avrete la spedizione internazionale gratuita. Ok, questi erano tutti i modi possibili per farvi tatuare come Justin Bieber senza farvi incidere direttamente i tatuaggi in uno studio. Spero che tutti i Beliebers o anche soltanto i simpatizzanti di Justin Bieber abbiano apprezzato questo video. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto. Ciao a tutti da Karma.